osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Buongiorno, bentrovati, bentornati a Coffee Break. Giuseppe Giangrande ha 50 anni, una figlia di 23. Ieri è stato ferito, non si capisce bene che cosa sarà, diciamo, della sua vita, nel senso della sua salute, perché per fortuna pare che non rischi la vita, ma certamente potrebbe avere questo incidente degli esiti gravissimi. E dall'altra parte c'è un altro uomo di 49 anni, Luigi Preiti, ho sentito dire, che ha sparato, e di lui subito si è detto disoccupato, due separazioni sulle spalle, aveva il vizio del videopoker, un disperato. Qualcuno ha detto: certo, la disperazione può indurre a questo. Io credo ci siano tante persone disperate nel nostro paese e che non tutte decidano di andare a sparare. La motivazione, lui ha detto: volevo uccidere un politico, uno qualunque, dunque non armato da un'ideologia, non armato da un punto di vista, semplicemente la casta andava punita. E il dibattito, la polemica che ne è conseguita, Vaime, è tutta sul fatto che la politica si è configurata come casta, che ci sono le campagne di odio e allora le campagne di odio armano le mani, eccetera, eccetera. Forse la domanda che però dovremmo farci è: in che condizioni è il paese reale? Quali difficoltà ha il paese reale? Ecco, noi stamattina vorremmo partire da qui. Intanto, il buongiorno ai nostri ospiti. Saluto Corradino Mineo, ben trovato. Buongiorno, grazie. Partito Democratico. Vedo Augusto Minzolini, che invito a raggiungerci. Ciao. Minzolini, ciao. Buongiorno, Popolo buongiorno. Della Libertà. È collegato con noi da Bologna lo scienziato della politica Gianfranco Pasquino. Professore, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Le posso chiedere subito, lei che cosa ha pensato quando ieri ha saputo dell'attentato? Perché ieri c'erano due teatri, no, in qualche modo. C'era il giuramento da una parte e dall'altra parte Palazzo Chigi, davanti a Palazzo Chigi la sparatoria. Mi dice che cosa ha pensato proprio il primo momento? Ma il pensiero più semplice era che fosse qualcuno che, come si dice, aveva dato di matto, uno squilibrato. Certamente non ho pensato che si trattasse di un'operazione, di qualche oscuro complotto organizzato, e non ho pensato che ci fossero altre ragioni che non una situazione di disagio. Però, come giustamente ha detto lei, non basta il disagio a motivare a sparare a un politico. Probabilmente c'è anche questa come esigenza o desiderio di avere un po' di pubblicità per se stesso, però non ho dato grandissima importanza. L'unico grande dispiacere naturalmente è che c'è un poliziotto che è in gravi condizioni di salute. Tutto il resto, l'uomo è stato catturato, penso che finisca lì quella storia sua, mentre quella del carabiniere purtroppo temo che sia più complicata. Vaime, buongiorno, questa mattina non c'è Paolo Sottocorona, adesso buongiorno. Poi capiamo quando lo ritroviamo. Vabbè, insomma, da dove cominci? Saltiamo momentaneamente la situazione meteorologica, anche perché abbiamo delle situazioni ancora più ingarbugliate e poco chiaribili. Mentre giurava il governo al Quirinale, in Piazza Colonna di fronte a Palazzo Chigi, è avvenuto quello che abbiamo visto ormai 30-40 volte, riproposto nella sua drammatica semplicità, cioè è un senza una motivazione finora percepibile da parte nostra, un uomo, forse in preda a una confusione mentale, ha sparato a dei carabinieri dicendo: volevo sparare ai politici. Questo naturalmente ha dato modo ai nostri filosofi da bar e politologi di prendersela con quella parte più chiassosa dell'opinionismo politico
che invita alla reazione anche violenta. Io non credo, onestamente, che sia giusto responsabilizzare in questo caso una parte politica piuttosto che un'altra. Si tratta probabilmente, a mio parere, di un caso isolato, di un caso però isolato da un contesto ideologico, ma non isolato da un contesto sociale nel quale vive un disagio enorme, diffusissimo, specialmente fra le classi dei meno abbienti, i disoccupati, i sottoccupati, le persone che stentano a arrivare alla terza settimana. Vabbè, mentre insomma succedeva tutto questo, l'atmosfera della cerimonia al Quirinale procedeva perché non sapevano, e quindi c'era tutta l'assurdità del vedere questo rituale abbastanza offensivo, mentre c'era un povero uomo di 50 anni ferito in maniera gravissima, steso per terra. Comunque non bisogna speculare su questi fenomeni, che speriamo sporadici e superabili perlomeno sul piano della diagnosi. Ecco. Speriamo che questo contesto così favorevole al parossismo possa essere riassorbito da una normalità, per quanto sonnolenta, che in qualche modo ci manca. Noi veniamo da uno dei governi più soporiferi degli ultimi secoli, e quasi quasi ci viene voglia di rimpiangerlo. E quindi speriamo che le cose si plachino, e se volete possiamo continuare a congratularci in maniera piuttosto banale, dicendoci che abbiamo il governo più giovane dell'Europa, abbiamo un governo con una alta rappresentanza femminile, il 33% sono donne, e 7 donne su 21. Che altro si può dire? Non mi viene in mente nient'altro. Ricambio generazionale, può essere, sì. Però si affannano molti, quelli diciamo più direttamente coinvolti nelle responsabilità, invitano a una cautela di definizione. In questi giorni sui giornali avete visto l'invito a non chiamare il governo governo di scopo, per favore, né governo di larga intesa, s'il vous plaît, governo del presidente, no, governo balneare, beh, che c'entra, governo tecnico, no, governo di disarmo bilanciato, che appena scopriamo cosa vuol dire, chissà che non lo andiamo a riperticare, che sarà il governo di disarmo bilanciato? L'ho letto ieri, non sono riuscito ad arrivare in fondo. E poi c'è il governo di servizio, che come sapete è quello dove è come il bagno senza bidet, sì, appunto. Queste sono le cose. L'unica definizione accettabile, perché arguta, è quella di Paolo Cirino Pomicino, che ha twittato una definizione straordinaria del governo. Ha detto: è un giovane ottimo governo a larga partecipazione democristiana. Perfetto, non gli manca niente. È una definizione che non fa una piega, come sempre, è spiritoso. Ora, che succede? Ancora non si sono espresse le lamentele sulla formazione del governo. Sì, qualcosa è venuto fuori, le cose più semplici. È chiaro che la Lega si è impennata perché è stata nominata ministro Cécile Kyenge, che è una dottoressa, una medico, laureata in Italia, vive in Italia da 30 anni, qui si è sposata e qui si occupa, nel suo e nostro paese, di integrazione, e si occupa con successo. E non gli sta bene ai leghisti, non so bene perché, forse perché è laureata, loro hanno un po' una diffidenza nei confronti di chi non è uscito illeso dalla scuola dell'obbligo. Ora, per me Cécile Kyenge è italiana come Obama è americano, non vedo perché si possa discutere una cosa del genere, però si discute e probabilmente si supererà, sicuramente si supererà, perché i problemi sono altri e forse addirittura più vistosi di questo qui. Ora questo governo dovrebbe diventare operativo prima possibile, perché ripetiamo, così se vogliono prendere appunti, che finita la cerimonia e finita
lo shock per l'attentato, adesso c'è da fare il governo e da risolvere dei problemi che sono sempre la riforma del mercato del lavoro, l'aumento dell'IVA, la riduzione dell'IRAP, l'incubo IMU, rieccolo, lo sento come argomento, se non è oggi o domani, la riforma elettorale, insomma, vabbè, la compagine governativa ha espresso, per autodefinizione, una sobria soddisfazione. Speriamo che questa sobria soddisfazione riesca a vincere l'impatto con la fiducia e che il governo, definibile in qualche modo, noi non ci formalizziamo, governo sì, governo no, governo boh, governo pardon, governo please, inventatevi voi un termine, ma fatelo, perché sta diventando tardi. Eh sì, urge risolvere alcuni problemi. Allora, io voglio, come dire, denunciare il mio disagio, perché da ieri, seguendo, diciamo, questo doppio teatro, no? Da una parte appunto il giuramento, dall'altra parte quello che succedeva davanti a Palazzo Chigi, ho sentito che si tornava a discutere la casta che si merita tutti gli improperi, e poi dall'altra parte però la delegittimazione, allora la delegittimazione. E devo dirvi che a fronte di un uomo di 50 anni che ha la sua vita e ha una figlia di 23 che aveva già vissuto un lutto soltanto un mese fa, un lutto terribile perché aveva perso la moglie per una brutta malattia, insomma a fronte di quella vita vera, reale, concreta che deve fare i conti con un momento drammatico, noi ricominciamo a parlare della casta e io vi dico sinceramente sono in grande difficoltà perché credo E però è ben lontano da me giustificare il gesto dei Preiti, però credo che questo paese stia attraversando un momento difficile, ce lo dicono una sfilza di dati, li raccontiamo tutti i giorni. E allora mi viene da dire, forse questa è l'occasione, indipendentemente dalla condanna di chi spara, è però forse l'occasione per interrogarsi sullo stato delle cose, su quanto è urgente che quel governo che ha giurato faccia le cose, invece che tornare a parlare della casta. Ma sento fatalmente che il tema ritorna. Voglio sentire Mineo su questo. Perdonatemi, allora, è proprio uno sfogo. Disagio comprensibile, che anzi apprezzo, se posso permettermi. Allora, io direi innanzitutto una cosa, Vaime. Voglio fare un elogio a due politici. Emma Bonino e Enzo Moavero Milanesi. Perché? Perché ieri, saputa la notizia, sono andati a piedi, senza scorta, senza pretendere che la zona intorno ai palazzi diventi zona rossa, no? Da Quirinale a Palazzo Chigi. La politica, questa politica, quella che accetta il confronto con le persone, evita forse il disagio a Tiziana Panella, sicuramente certe follie che possono accadere. Due altre cose rapidissime. La prima, disperazione. Io conosco la disperazione del bracciante Burgarella, si è suicidato con la Costituzione accanto, nelle mani, a Trapani, perché la Costituzione parla di dignità e lavoro, lui aveva perso il lavoro, temeva di aver perso la dignità. Questo signore, questo sparatore, ha un profilo un po' diverso, è un uomo che sicuramente ha fallito, un matrimonio è andato male, giocava e scommetteva, era dovuto tornare dalla madre che gli ha dato i soldi per prendere il treno, ma aveva già una pistola da 4 anni comprata al mercato nero. Sulla quale si discute, non si capisce bene perché. Hotel in centro, vestitino con giacca e cravatta, poi va lì, spara, e non spara al bersaglio grosso, perché sa che c'è il giubbotto antiproiettile, spara per far male. Allora, chi è questa persona? Con tutto il rispetto che si deve anche allo squilibrato, si è detto subito allo squilibrato, c'è un elemento di follia obiettiva nella vicenda, è una persona che si è ripreso il suo posto dopo un fallimento, non nella realtà, nella società reale, ma nella realtà che appare. Per qualche giorno tutti parleremo di lui. È un fenomeno, se vogliamo, di americanizzazione, quindi di follia. Che ci chiama anche ad una responsabilità. A una responsabilità, però io non conosco tanti modi di esercitare questa responsabilità, se non quella che hanno esercitato ieri Enzo Moavero Milanesi ed Emma Bonino. Minzolini? No, anche io sono un po', diciamo, a disagio, infastidito da questo ritorno dei discorsi sulla casta. Ieri sono stato a una trasmissione sempre qui e c'era, io sono un amico di Giordano, però l'ennesimo libro sulla casta e francamente mi sono anche abbastanza stufato. Anche perché secondo me poi, nella realtà dei fatti,
la politica, perché poi noi non riusciamo a capire cos'è la casta, alla fine arriviamo sempre al palazzo, alla politica, a quello o quell'altro, ma se c'è un momento in cui la politica ha dimostrato di non esserci, di non essere forte, è questo. Il problema è il fatto è la debolezza, è la debolezza della politica. Noi, se, l'ho già detto in un'altra occasione qui, se noi immaginiamo quello che c'è nel contesto internazionale in cui la casta è altro, abbiamo Occupy Wall Street in America, abbiamo gli indignatos, cioè la finanza, c'è cioè tutto quello, e noi andiamo a vedere queste piccole cose, andiamo addirittura a esaminarle proprio nei dettagli, andiamo a vedere il vitalizio quando poi invece abbiamo, non so, Profumo che se ne va in con una liquidazione di 40 milioni di euro dopo che diciamo le azioni dell'Unicredit sono cadute in un burrone. E tutto questo a noi, allora io penso che probabilmente per altri poteri c'è bisogno di un capro espiatorio, e questa è la politica. Sul discorso invece per quello di ieri, che a me mi ha molto colpito, perché non è il terrorismo che noi vediamo, cerchiamo di non dire perché non è ideologico, è meno importante, non è un segnale, anzi, è peggio. E lì c'è un problema di fondo, e torniamo alla casta, che è il vero problema della politica, è che non riesce a fare, non riesce a dare risposte, questo è il punto. Quando noi facciamo delle promesse, faccio l'esempio, adesso noi parliamo dell'IMU, ma uno deve parlare dell'IMU in maniera seria, perché se tu hai fatto una campagna elettorale dicendo che va abolita e va ridata, non puoi tirarti indietro. Vogliamo andare a vedere, io non lo so se ci stanno in mezzo i servizi segreti, ho visto che, no, io non so di questa storia, io vado a coniugare quel personaggio che non è ideologico, che potrebbe aver votato in passato centro, destra, sinistra, è uno che è talmente un ideologico che spende i suoi soldi nel gioco, nelle macchinette. Però se noi andiamo a vederlo, cos'è? È una persona che lavorava, diciamo, in un settore che l'IMU, perché allora parliamo di fatti, di cose, ha mandato completamente in crisi. Cioè, faceva il muratore. La seconda cosa, un altro errore della politica, è uno che probabilmente poteva arrabattarsi, ma quando tu hai inserito... Che è tornato a Rosarno e possiamo immaginare sì, lavorasse ma se in tu nero, inserisci cioè, una riforma lavorare? Come quella Fornero, che in un momento del genere irrigidisce l'entrata nel mercato del lavoro, è chiaro che questa gente non trova lavoro, perché l'imprenditore, per non prendere una persona, prende il rumeno di turno, scusatemi o no. Questa è la politica, è questo che ci chiede la gente. Non è la solita storia, le macchine, no. Guarda, io spero... Questo è un governo, però c'è una cosa, e in questo sono d'accordo con Baime, nel senso, non voglio, e spero che non sia così perché siamo arrivati veramente all'ultimo, che tutto si risolva in quella immagine, in quella foto che è dietro Baime, cioè in cui andiamo a vedere c'è un po' di questo, c'è un po' di questo, c'è un po' di questo. Non è più tempo, la gente vuole rappresentanza e vuole difesa dei propri interessi, se no non andiamo da nessuna parte. Allora, professor Pasquino, mi dia aiuto, no? Che cosa ci racconta la vicenda di ieri? Io le chiedo di tenerle insieme, diciamo, le due situazioni, no? Che cosa ci raccontano insieme quelle due situazioni? L'incapacità della politica fino a questo momento di dare risposte, e dunque la debolezza della politica, la difficoltà delle persone a tirare avanti e quindi anche la disperazione che non giustifica ma magari racconta. Cosa ci racconta quello che è accaduto ieri? Ci racconta che certamente negli ultimi, diciamo, 5, forse più anni, la politica ha avuto difficoltà a produrre non solo rappresentanza, come dice Minzolini, ma soprattutto decisioni. Non ha saputo, fra l'altro, ricomporre gli interessi, perché è chiaro che non può rappresentare gli interessi di una parte soltanto, dovrebbe riuscire a mettere insieme una pluralità di interessi. Cioè, in questo caso la parola chiave, anche se so che a molti non piace, è la parola compromesso. La politica è il modo di trovare il migliore dei compromessi possibili fra interessi che sono contrastanti. E quindi anche sull'IMU, certo, si può fare campagna elettorale dicendo abolizione e restituzione, e poi bisogna fare i conti con i soldi che sono disponibili allo Stato in quel momento, e quindi raggiungere un compromesso, il migliore dei compromessi possibili. Ci racconta anche però che ci sono persone che quei soldi non solo hanno forse perso il lavoro o perso parte del loro lavoro, ma quei soldi li stavano utilizzando per giocare. Cioè, c'era una persona che non stava facendo tutto il suo dovere, lo dirò così, perché utilizzava una parte dei soldi che erano disponibili non per cercare di migliorare la situazione del suo lavoro, ma per cercare di ottenere dei vantaggi forse impropri, che dipendono dal gioco, e quindi anche questo elemento deve essere tenuto in considerazione. Dopodiché è vero che non bisogna criticare la casta in quanto tale, cioè in quanto politici che cercano soluzioni, però non c'è dubbio che una serie di privilegi che fortunatamente vengono
in parte ridimensionati, debbono comunque sparire. Infine, professor, io sono d'accordo con... mi perdoni se la interrompo solo un attimo. Le voglio chiedere una cosa, perché lei sa che io ho grande stima della sua opinione, quindi sono davvero interessata. Leggevo qualche giorno fa che il presidente della Camera Fini, poi vi prego di aiutarmi se ricordo male, aveva uno stipendio pari a 200.000 euro l'anno. Io le chiedo sinceramente, è uno stipendio che deve farci arrabbiare o è ridicolo che noi discutiamo del fatto che il presidente della Camera guadagni 200.000 euro l'anno? Mi dia la sua opinione, no, ci tengo. Sì, non deve farci arrabbiare, non è neanche ridicolo che noi discutiamo di questo, deve essere messo insieme, come dire, in un quadro sistematico che guarda alle modalità con le quali in questo Paese si distribuiscono le diseguaglianze, i favori e i privilegi, perché di nuovo è chiaro che se guardiamo ai bonus dei banchieri potremmo arrabbiarci moltissimo. Credo anche che, se posso sfidare scherzosamente i giornalisti Mineo e Minzolini, anche loro possono raccontarci delle storie sulla casta dei giornalisti. Molti di loro sono molto più uguali agli altri e anche lì ci sono degli squilibri in termini di stipendi che forse dovrebbero essere affrontati. Continuo, l'ho già fatto in questa trasmissione, ma permettetemi di ricordare ancora una volta un libro straordinario, visto che si parla anche di democristiani, scritto da un grande democristiano, Ermanno Gorieri, alla fine degli anni 60, che si intitolava La giungla retributiva. Ecco, questo è un paese dove continuano a esserci situazioni da giungla retributiva, vale a dire dove il più forte riesce a ottenere un determinato tipo di stipendio, di reddito e così via, ma solo perché usa la forza. E dovremmo forse, questo sia un compito da politici, cercare di rimettere un po' ordine, soprattutto laddove possono, vale a dire negli stipendi che riguardano loro stessi, che riguardano la burocrazia e che riguardano le varie compagnie che vengono da loro affidate a determinati manager. E quindi possiamo in una certa misura irritarci, forse dovremmo semplicemente ricordare continuamente ai politici che ci sono delle cose che loro possono fare e che prima fanno meglio è. Allora, sicuramente questo è vero. Io so che oggi mi beccherò tanti di quegli insulti via mail, mi scriveranno moltissimi. Però io insisto, 200.000 euro per il Presidente della Camera, che dal mio punto di vista, io ancora ci credo nelle istituzioni, ci credo nella politica, io credo il Presidente della Camera sia una persona che ha delle grandi responsabilità per me e per il Paese. Allora mi chiedo, io veramente devo discutere dei 200.000 euro o devo discutere del fatto che faccia bene il suo mestiere? Cioè che risolva i problemi del Paese, perché se non fa bene il suo mestiere non vanno bene neanche 50.000 euro l'anno. Prego, Mineo. Cerchiamo di rompere l'omertà. Ah, ecco. Intanto 200.000 euro se sono tassabili e se paga le tasse significano 7.500 euro al mese se paga le tasse e se sono tassabili. Per quanto riguarda me... forza, però. Certo che le paga. Certo. No, perché al Senato ho scoperto che una parte piccola è tassata e una parte viene data come rimborso. Io preferirei, ho sempre preferito nella mia vita, che ci fosse una sola voce degli stipendi e che fosse trasparente. Questo per sapere. Seconda questione. Accetto la provocazione del professore e vi dico che io, che non avevo super minimi particolari, come dire, non ero proprio graditissimo agli ultimi tre direttori generali, prendevo un po' di più come direttore di Rai News 24 rispetto a quello che prendo, tutto compreso, come senatore della Repubblica. Penso che alcuni di quelli che hanno scritto molto sulla casta prendessero molto, molto di più di me. E non lo so, perché non faccio lavoro di intelligence, insomma, mi occupo di altro. E però, diciamo, intuitivamente possiamo immaginare che sia così. Mi occupo di altro nella vita. Vorrei dire che questi stipendi della casta, se confrontati, per esempio, a quello di un signore di cui oggi si parla, parlo di Scaroni, che prende oltre 6 milioni, sempre lordi naturalmente, ma 6 milioni, sì. Non 200.000, esatto. Cioè significa 200.000 per 30 l'anno, sono piccola cosa. Devo dire però, e su questo mi sposto dalla parte dei miei dirimpettai del Movimento 5 Stelle, che ci sono altre cose dei politici che sono intollerabili. Per esempio... le ex auto blu, o peggio, la scorta come status symbol,
Una volta sono andato, una volta sola, da giornalista all'Opera di Roma, era insopportabile la coda di persone che venivano portate con le scorte. Conosco, c'ho un amico che gira con la scorta perché probabilmente qualcuno, e fa il politico, qualcuno è stato nella commissione antimafia, qualcuno potrebbe avercela con lui. Allora io dico molto chiaramente, e finisco, allora, se io vendo prodotti e giro il Lazio con una macchina, ho una probabilità di finire in un incidente stradale molto alta, giusto? Più alta comunque di quanto non ne abbia io, che non giro qualche volta in motorino oppure con i mezzi pubblici. Se io faccio il politico, qualche rischio lo posso correre. Allora proporrei, per esempio, che le scorte, che significano persone come Giangrande, che sono dedite al politico, fossero limitate a un numero bassissimo di persone. Questo aiuterebbe. Devo dire che non era né retorica né demagogico il mio elogio a Emma Bonino e a Moavero Milanese, perché, voglio dire, è importante andare in piazza a piedi, fermarsi e avere qualcuno che ti stringe la mano e qualcuno che ti fischia, aiuta. Allora, io non ho dubbi che sia, come dice Corradino Mineo, non ho dubbi che ci sia anche bisogno di alcuni segnali in un momento come questo per il Paese. Ho però la sensazione, la ribadisco, che ci stiamo distraendo da alcune cose che a me paiono significativamente più gravi. Io adesso vi porto, e poi voglio il commento di Minzolini, a Castel Volturno. Io sono campana, quella zona la conosco bene, diciamo. Perché abbiamo pensato a Castel Volturno? È un servizio che abbiamo girato qualche giorno fa con Lavinia Bruno e l'abbiamo girato a partire dal camion di Emergency che lì gira e sostiene gli immigrati, ma non più soltanto gli immigrati, e dunque ci aveva colpito quella storia. Abbiamo pensato a Rosarno, che è un'altra zona che abbiamo conosciuto qualche anno fa in particolar modo, no? È stata al centro di tanti dibattiti, e da Rosarno arriva l'uomo che ha sparato davanti a Palazzo Chigi. Quindi a maggior ragione vi vogliamo far vedere che cosa sta succedendo a Castel Volturno e perché io penso che ci stiamo distraendo. Questa è gente che non c'ha, come dire, nessuna possibilità di accedere alle strutture sanitarie. Noi possiamo fare un primo approccio col paziente, esame clinico, diagnosi o ipotesi di diagnosi, quando c'è una diagnosi, terapia, noi diamo i farmaci. L'iniziativa nasce nel 2005 per portare cure gratuite e di qualità a migranti e indigenti. C'è un 20% dei nostri pazienti è italiano. La povertà sta aumentando, non lo diciamo noi, lo dice il Censis, con 9 milioni di persone che non hanno potuto accedere alle cure sanitarie in Italia nel 2011, e quindi abbiamo constatato questo aumento degli italiani. C'è stato un caso proprio ieri sera di una paziente che veniva qui con un ascesso dentario, che era stata pochi minuti prima in un pronto soccorso, era stata etichettata come codice bianco, per cui doveva aspettare, ma soprattutto doveva pagare 50 euro di ticket. Questa paziente è venuta immediatamente da noi, abbiamo dato i farmaci gratis, assolutamente gratis, la copertura antibiotica e analgesica, e abbiamo tamponato un grosso problema per la paziente. Il medicinale, tutte queste cose oggi si paga e costa, ma il lavoro non c'è. Vivi bene qui a Castel Volturno? No, perché non c'è lavoro, non vivo bene qui a Castel Volturno. Quei pochi lavori che ho trovato li ho riuscito a trovare in nero, ma mai cose fisse, queste cose qua. Qua tutto non funziona, cominciando dal comune non funziona. C'è il sindaco? C'è ancora il commissario, non so da quanti anni qua sul comune. Non ci sarebbe. Molto lavoro stagionale? Un po' di lavoro stagionale, poi basta. Loro che accettano solo i migranti? Noi siamo in minoranza, noi delle persone del posto, ci sono più extracomunitari che italiani qui, più extracomunitari che italiani. Gli migranti si arrangiano pure loro, sono loro, è colpa loro, perché loro vanno a lavorare per poco e niente, quindi a noi ci vogliono pagare anche di meno. Tu non accetteresti?
non accetterei, non sfruttato. Oh no, 10 euro, mezzanotte, fino alle 8 di mattina, non lo farai mai. Giusto, perché io 10 euro non risolvo problemi. C'ho uno stipendio. Ma è la stessa cosa, i parecchi vogliono andare a rubare, è normale. Oggi come oggi, pure per completare la medicina è troppo costosa. Anche tramite ricetta medica, anche te comunque devi pagare la stessa medicina che tu comunque compri sempre sotto la scrittura medica. Ma te le puoi permettere telemedicina? No, niente proprio. Chi è appena sopra la soglia dell'indigenza, però non ce la fa lo stesso a pagare il ticket, quindi cominciamo ad avere molte richieste di pagamento dei ticket e questo deve farci riflettere a tutti, soprattutto a chi ha il governo della sanità in Italia. Allora, Minzolini, ci stiamo distraendo? Sì, no, ma lo dicevo prima, nel senso che molto spesso quando parliamo di queste cose, io forse abbandonerei proprio questi discorsi, dico francamente, perché arriverei proprio al dunque, anche perché poi, ecco, se chi fa politica, ma anche io credo che poi facciamo tutti politica, anche i giornali fanno politica, non c'è nessun giornale che non sia politica, le televisioni fanno politica, dovremmo capire che forse è il caso che siamo arrivati proprio sul punto, diciamo, sul precipizio, dovremmo ragionare su altro. Prima parlavate, diciamo, degli stipendi. Il problema in Italia, secondo me, sì, quello è un problema di classe, perché lo paragoniamo con gli altri paesi, è il numero dei parlamentari. Cioè, e questo interviene anche sull'efficienza. Non è possibile che ci siano 630 deputati e 315 senatori. Però anche devo dire che, nel senso che qualche anno fa fu fatta una riforma che almeno quello lo diminuiva, il numero dei parlamentari, e poi fu bocciata subito dopo per una logica politica. Questo è il punto. Adesso però l'abbiamo risentita dire questa cosa. Dovrebbe essere uno dei primi provvedimenti. Io sono d'accordo, diciamo, bisogna ricercare il compromesso, come diceva Pasquino. Ma quando io faccio il discorso del libro, non è che era una cosa così elettorale. Io perché, diciamo, mi ci fermo su questo punto? Perché allora, o è vero che noi abbiamo truffato gli italiani dicendo che la facciamo e poi non la facevamo, o invece ci credo invece convintamente. Ma quindi deve passare la restituzione. Anche la restituzione. Noi abbiamo deciso, cioè la logica di quella proposta era mettere risorse nel mercato, cioè far ripartire l'economia. Può essere poco, tanto, però intanto era un modo per ridare fiducia, per dire, e anche diciamo da parte dello Stato, parliamo sempre, l'ho detto, del settore edilizio, ritorniamo prima, era anche un modo di dire forse ho sbagliato, e che è importante nel riprendere un rapporto con l'opinione pubblica. Ed è quello che conta. Cioè la gente in questo momento non interessa quello che c'è fuori casa, quello che c'è, non so, i 200.000 euro dei fini. Interessa quello che c'è dentro casa, ma soprattutto che non c'è e che vorrebbe avere. Ma io dico che abbiamo pochi soldi, sappiamo, l'Europa, spero che Letta vada in Europa. Ma io ho già sentito i discorsi sulla UE, ma la UE, ecco, non deve essere matrigna, deve essere un'altra cosa, quella è politica. Siamo d'accordo, quella è politica, però ognuno di noi ha le sue priorità. Allora, la mia la dico subito su questo, la dico con le parole molto belle che ha detto ieri Stefano Rodotà, intervistato da Fabio Fazio. Che non avete voluto avere come presidente. Io l'ho votato 3 volte Stefano Rodotà e mi sono battuto. Mi perdonerà la battuta. E mi sono battuto per Rodotà presidente prima che Grillo si immaginasse questa cosa. E lo mettesse nella sua rosa. Allora, che cosa diceva ieri Stefano Rodotà? Che per la nostra Costituzione la salute fa parte del diritto della persona, della dignità della persona. Non è accettabile. E con la Lavinia Bruna abbiamo visto che non è così. Gino Strada racconta, cioè che tantissimi italiani, che raccontano pure quelli che fanno statistiche, che tantissimi italiani rinuncino alle cure. Questo mi sconvolgeva negli Stati Uniti, era il ceto medio che non pagava più. È diventata una tassa sanitaria realtà, perché doveva rientrare dai debiti. No, e Obama ha cercato di mettere una pezza con una riforma contrastatissima a questo. Allora, per noi, per me, bisogna tornare alla Costituzione, alla sanità pubblica eccellente per tutti. E professor Pasquino, la nostra Costituzione dice anche, mi pare, diciamo al punto 1, che questa è una Repubblica fondata sul lavoro, quindi qualcun altro potrebbe dirci che la prima cosa alla quale guardare, risolvere questo piccolo problemino che abbiamo della disoccupazione. Io non so quanto vi ha colpito
ciò che dicevano gli intervistati da Lavinia Bruno, no? Cioè, intanto il fatto che arrivi una signora che ha un problema a un dente, va in ospedale e non può consentirsi le cure in ospedale perché non può pagare il codice bianco, il codice giallo, adesso non so quale fosse, e ancora il fatto che quelle persone lì si sentano in guerra con gli immigrati. Io penso che la politica, quella vera, quella che ci piace, deve dare una risposta, perché quello è diventato un altro mondo. Ma sulla sanità non c'è nessun dubbio che è un diritto costituzionalmente sancito. Non sono così sicuro che tutti debbano pagare il ticket, mi pare che ci sia una larga fascia di esenzione, quindi bisognerebbe guardare alle situazioni specifiche. Lì probabilmente c'era anche un problema di mala sanità, e vale a dire che forse quell'ospedale riceveva troppi pazienti e non voleva invece accoglierli tutti. E però è chiaro che quello è il terreno sul quale la politica deve esercitare al meglio le sue capacità di risolvere i problemi. Dopodiché, francamente, io credo che sia il professor Pasquino che il senatore Mineo che l'onorevole Minzolini possono permettersi di pagare il ticket, e forse credo anche che sia giusto che noi paghiamo il ticket. Voglio dire, cioè, che ci sono persone il cui reddito dovrebbe anche trasferire una parte, dovrebbe trasferirsi in parte nel pagamento delle prestazioni sanitarie. E poi certo sono a favore delle esenzioni per tutti coloro che hanno un reddito molto basso, e questo credo che sia però già in corso nella maggior parte delle regioni, e che forse dovremmo affrontare il problema da un altro punto di vista, che continua a essere quello dell'evasione fiscale, però so che è un terreno spinosissimo e quindi su questo non entro. Allora, non entriamo su questo, noi dobbiamo fermarci per la pubblicità. Vi leggo ciò che ha detto questa mattina nel programma La Telefonata Silvio Berlusconi a proposito del tema dal quale siamo partiti. Invito gli italiani a non cedere alle campagne di odio. Io ne sono stato bersaglio per 20 anni e ne ho subito le conseguenze. Ora la nostra solidarietà va ai carabinieri rimasti feriti e alle loro famiglie. E di odio aveva parlato ieri, ha parlato un po' tutti, diciamo, ma in particolare Grasso, il presidente del Senato, ha detto l'odio è contagioso. Noi ripartiamo dall'odio e dal contagio dell'odio subito dopo la pubblicità. Ovviamente scriveteci. Dimmelo che intervengo. Allora, eccoci qua, tornati in studio. Dunque, ci eravamo fermati all'odio. L'odio può o non può essere contagioso? Voglio risentire il professor Pasquino. E lei, come lei saprà, insomma, le polemiche a partire da ieri, subito dopo i fatti, no? C'è stato chi ha alzato l'indice, ha puntato l'indice contro Grillo dicendo è colpa loro, bisogna abbassare i toni. Grillo che dava le coordinate del Parlamento. Ma certo, l'idea di bombardare Montecitorio non mi pareva una grande espressione politica, e forse i toni di Grillo e anche i toni di alcuni dei suoi sostenitori potrebbero cambiare. Dopodiché però il passo dalle parole agli atti è ovviamente deve essere compiuto, poi viene compiuto da coloro che decidono, in base a motivazioni che qualche volta ci sfuggono, di passare alla violenza. Il passaggio alla violenza però è un passaggio che deve essere stigmatizzato in maniera totale. Cioè bisogna che sia chiaro che la cultura politica italiana contiene dei pezzetti, dei brandelli di violenza, ma la violenza non è accettabile. Ma non è accettabile, attenzione, non soltanto in politica. E su questo, fra parentesi, credo che abbia ragione Corradino Medeo dicendo che i politici dovrebbero, nella misura del possibile, rifiutare le auto blu e le scorte e così via, ma non è accettabile anche nella società. Cioè, la violenza sulle donne, che è un caso assolutamente eclatante, deve essere denunciata sempre in maniera molto netta e molto chiara. Cioè, bisogna che sia chiaro a tutti che la violenza non è accettabile nei comportamenti non solo politici ma anche interpersonali. Perché se una società è violenta, certo, a un certo punto
può anche attaccare i politici, e qualcuno dirà anche che i politici se lo meritano. Non è comunque mai questa la punizione da dare ai politici. I politici devono essere sconfitti alle urne, devono essere sconfitti nei loro partiti, emarginati nei loro partiti, ma non come dire, eliminati uccisi. Fisicamente, diciamo. Il vero problema non è che qualcuno spari a Palazzo Chigi, ma che ci sono alcuni milioni di italiani che pensano: peccato non abbia fatto secco un ministro. E questa è la frase shock di Bertola, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Torino. E la deputata Grillina Castelli dice: colpa, cioè il gesto dello sparatore, colpa degli inciuci di Palazzo. Prego, Minzolini. No, io sì, sono d'accordo. Non parlo della violenza, mi sembra veramente assurdo dover ragionare qui. Cioè, questi sono episodi che vanno condannati e andiamo oltre. Vanno capiti, ma vanno condannati e senza appello. Però io arriverei anche a un punto, anche il linguaggio. Cioè, molto spesso, cioè noi... la rete, ad esempio, è un meccanismo perverso, cioè lì non è che uno può dire la qualunque così, pensando che poi non ci sia la persona, diciamo, la coscienza più debole che poi non mette in pratica quelle cose. È su questo che noi dovremmo sentirci. Perché dico bisognerebbe tornare veramente alle cose che bisogna fare? Perché se noi togliessimo questa ideologia, che è il vero male di questo paese, perché questo paese è nato e ha vissuto sull'ideologia, comunisti, fascisti, cose del genere, berlusconisti, anti-berlusconisti. Allora, questa roba qui non è possibile. Non è possibile perché, oltretutto, poi, chi la sposa, perché non è solo Grillo, se noi immaginiamo, noi siamo stati 60 giorni per fare una crisi di governo e siamo partiti dagli impresentabili e poi facciamo il governo insieme. Cioè, anche da questo punto di vista, e lo dico anche, diciamo, alla parte mia, io non ho mai fatto un discorso del genere, ma come logica, cioè non ho mai pensato che chi dall'altra parte non la pensasse come me era un nemico da abbattere o altro, o era un impresentabile, era un truffatore. No, io non però ho mai se pensato. Lo definisco impresentabile, ma poi se io lo definisco, ci poi, lavoro insieme. Ma poi soprattutto diventa un dramma, perché se poi devi fare il governo insieme, cioè poi lo devi spiegare e la gente non lo capisce, e allora a quel punto diventa inciucio, perché tu l'hai definito come tale. C'è un salto razionale. Noi scherziamo con le coscienze molto spesso e con il linguaggio, ed è una cosa che veramente non, purtroppo è un male di questo paese. In altri paesi non si arriva a tanto, e poi ci domandiamo perché poi la politica non è all'altezza. Non è all'altezza perché molto spesso non è politica, è altro. Corradino Minè? Le donne, sono d'accordo con Pasquino anche su questo. Vorrei far riflettere anche Vaim, che naturalmente ci ha già riflettuto da sé, che nella contestazione di Cécile da parte leghista c'è anche il fatto che è donna. Balotelli, che è maschio e gioca a calcio, va bene. Cécile, che è laureata e fa la ministra, vabbè, loro dicono non che però bene. Balotelli non propone leggi per lo ius soli, va bene, diciamo. Ho capito, c'è però una qualche punto, differenza il c'è. Punto è che è donna e non è di poco conto. Odio, allora capiamoci bene, io sono assolutamente convinto che in rete ci sia molta barbarie, c'è una forma, per esempio su Twitter ho visto una forma di primitivismo, siccome è difficile, ed è la cosa per cui mi ci sono messo, è divertente ed è difficile esprimere un concetto in pochi caratteri, però poi invece lo si fa in modo assolutamente primitivo e si finisce con l'insulta, M puntini e altre cose di questo genere, esiste un problema di questo tipo. Ma sui fomentatori d'odio dobbiamo capirci, perché caro Minzolini, chi si è reinventato i comunisti dopo che non c'erano più da parecchi anni è Silvio Berlusconi, che poi dice sempre di essere lui l'oggetto della campagna di odio. Lo sarà pure, ma insomma una mano la dà. Faccio una difesa, va bene, sarà una legittima difesa. Io dico il mio punto di vista in modo assolutamente sereno. Un'altra questione, noi giornalisti, ecco, io un titolo come quello che ha fatto Sallusti, e non ho letto, devo dire, oggi Libero, per fortuna. Leggi il fatto. Aspetta, il titolo di Chi le spara e no. Chi spara il grilletto, questo? E chi spara il grilletto, capisci? Cioè usare un gioco di parole per buttarla in politica mi pare un po' tragica. Ultima questione, Grillo, ma diciamoci la verità. Grillo ha abusato del linguaggio, come se fosse un rivoluzionario. Non è un rivoluzionario per niente. Ha il problema che la sua base parlamentare, i suoi eletti, verrebbero assorbiti dal dibattito parlamentare con grande facilità. Sono molto più pronti degli altri a essere entusiasti. Quindi lui li deve della consociazione, diciamo, a fin di bene, no?
non della consociazione come difesa, diciamo, no, come... a fin di bene, non a fini di casta, sono molto pronti. E siccome li vuole tenere fuori, perché ritiene che questo sia lo schema in cui si muove, deve strillare sempre di più. Teniamo conto che non è questo il problema, semmai il problema è che distruggendo la politica buona, quella in cui io mi ostino a credere, distruggendo i partiti che sono una porcheria, ma che potrebbero essere una cosa fondamentale per la Repubblica, poi rimane soltanto l'uomo solo al comando, sia che esso si chiami Silvio Berlusconi, sia che esso si chiami Beppe Grillo. Però in questo c'è l'errore che segnalava Minzolini oppure no? Cioè, quando noi ragioniamo del linguaggio e dei messaggi che veicoliamo, veicolare il messaggio che il mio avversario politico è impresentabile, poi mi mette nella condizione di dover giustificare perché mi alleo con lui. In pieno 68 c'era uno slogan che suonava così: facciamo più rosse le nostre bandiere col sangue delle camicie nere. Io dissi, questa è una imitazione ridicola di una, insomma, come dire, gusto dei colori d'annunziano. Il primo che si permette di dire una cosa di questo genere, vabbè, aveva un certo ruolo nel movimento della sinistra, il primo che si permette di dire una cosa di questo genere, io non ci voglio parlare. Quindi ognuno di noi deve fare questa battaglia, ma stiamo attenti. In questo momento complicato, in cui una politica sfiduciata e inconcludente sembra arroccarsi in un governo di grandissima coalizione, guardate la vignetta di Giannelli oggi sul Corriere, stiamo attenti in questo momento di non gridare basta con le contestazioni, non l'hai fatto. Te lo dico, tu non l'hai fatto. Che ci contestino. Non faccio neanche la polemica con Grillo. Che ci contestino, viva. A proposito di Grillo e delle contestazioni. In piazza il giorno del cosiddetto assedio al Parlamento. Poi il servizio pubblico ha dato 30 secondi, come è normale nel nostro mestiere, e sembrava che fosse l'epilogo di una grande di un dramma. Invece è stato un dialogo difficile, perché alcuni ripetevano slogan inaccettabili, ma molto interessante per me, e si può fare. Allora, a proposito di contestazioni, siccome quando io prima ho detto in tanti hanno alzato l'indice contro Grillo, il primo di tutti, diciamo, è stato Alemanno, che è arrivato ieri mattina a Palazzo Chigi e a caldo ha detto le cose che ha detto. Le sentiamo un attimo, così poi sentiamo anche la risposta di Grillo. Io vorrei innanzitutto manifestare la mia solidarietà ai carabinieri, alle forze dell'ordine e ai parenti del carabiniere ferito gravemente. Ci discostiamo da questa onda che spero finisca lì, perché il nostro movimento non è assolutamente violento. La nostra violenza è raccogliere firme ai banchetti, fare referendum, leggi popolari. Quindi piena solidarietà alle forze dell'ordine, alla polizia e speriamo che sia un episodio isolato e rimanga tale. Allora, evidentemente non era Alemanno, ma era Grillo che rispondeva alle tante accuse che gli sono state rivolte, tra le quali quelle di Alemanno che magari sentiamo. Vediamo un po'. Per mesi e mesi si inveisce contro il palazzo, poi un pazzo alla fine esce fuori. Quindi riflettiamo anche sulle parole, sulle cose che vengono lanciate come pietre e poi divengono anche pallottole. Quindi da questo punto di vista... Ecco, per mesi e mesi, professor Pasquino. Ma il passaggio dalle pietre alle pallottole è sempre abbastanza complicato e viene ovviamente sostenuto da chi dà delle parole d'ordine violente. Grillo ha fatto bene ieri a dire no alla violenza, a sottolineare che il suo è un movimento non violento, però devo ricordare che quando è stato eletto Napolitano, Grillo ha gridato al golpe costituzionale, poi lo hanno costretto a riflettere e ha detto golpetto istituzionale, furbo, furbetto. Io credo che questo deve controllare le sue parole, molto semplicemente. E poi gli credo, ma vorrei che gli credessero anche tutti coloro che non soltanto seguono in Parlamento, ma che lo hanno votato. Cioè, deve, in questo caso, le parole che usa Grillo, perché hanno una grandissima influenza, una grandissima diffusione, debbono essere maggiormente controllate. Allora, intanto è arrivata un'agenzia a proposito di Giangrande, il carabiniere, quello che, diciamo, versa in condizioni più difficili. È stabile, le sue condizioni di salute sono stabili, così riferisce il primario dell'Umberto I, l'ospedale romano nel quale è ricoverato. Non ci sono però ancora novità sulla sua capacità motoria, che non può essere ancora
monitorata, quindi rispetto alla mobilità staremo a vedere nelle prossime ore se c'è qualche buona notizia. Ci scrivono in tantissimi da casa, io però prima di leggervi le mail che ci arrivano da casa volevo chiedere a proposito di quello che succede oggi pomeriggio, no? Cioè nel discorso di Letta, quanto peso avrà quello che è accaduto ieri? La vicenda appunto di Gian Grande, l'attentato, che peso avrà nel discorso di Letta e persino nella tenuta del governo? Io penso che in ogni caso un peso deve averlo, perché non puoi certo chiuderti gli occhi rispetto a una situazione, né puoi liquidarla dicendo che è quella di un pazzo. Anche se c'è un pazzo, c'è un motivo per cui c'è un pazzo. Per cui credo che sia importante parlarne, proprio anche perché è un modo per vedere, per non far finta di niente. E per quanto riguarda, diciamo, la tenuta del governo, io credo è un campanello d'allarme. Noi dobbiamo partire da un presupposto. Al di là, come ho detto, di tutte le cose belle, governo giovane, tante donne, questo è un governo che deve fare. Se non fa, noi ritorniamo esattamente a 7 mesi fa. Abbiamo avuto un governo che è andato avanti, che secondo me ha fatto molti errori, che ha fatto vedere al centrodestra la morte in faccia, perché il consenso 5 mesi fa era assolutamente ai minimi storici, e che ha colpito anche il PD, che lo ha scoperto in queste elezioni. Allora, se noi dobbiamo fare un'altra cosa che va avanti nella logica, un governo per fare un governo, come era quella, allora non c'è più quello spazio, non abbiamo più quei margini. O si interviene, e a quel punto anche la logica delle larghe intese ha un senso. Se invece noi continuiamo nel fare un governo che poi si divide tra veti incrociati, che poi non fa, perché non bisogna arrivare a un compromesso, perché anche il compromesso alla fine diventa un veto, allora noi rischiamo di aver fatto, ed è la mia grande paura, un favore soltanto a una persona, a Grillo. Che è il signore che abbiamo appena sentito. Mineo, guarda, ma questo l'hanno capito, diciamo, i dissidenti del Partito Democratico? Dissidenti del Partito Democratico? Non è... Il problema è che dissidenti del Partito, per esempio, per quanto mi riguarda me, non siamo affatto dissidenti. Siamo il Partito Democratico. Sono meno Partito Democratico il 101 che hanno affossato Prodi. Abbi pazienza, cioè voglio dei dire... Quali sono loro notizia. Che non si sono... Non si ha notizia. Resterà, non si sono accorti della linea Bersani, non si sono accorti delle primarie, non si sono accorti del nostro impegno a non governare con Berlusconi, cioè evidente sono quelli molto più dissidenti con il loro partito di quanto non lo sia io. Però io, diciamo, non è una gara a perdere. No, cioè, allora, diciamo subito, c'è la vostra. Diciamo subito, il governo Letta è riuscito a fare un buon compromesso nella formazione dei ministri, visto le difficoltà che c'erano. Ora deve fare un altro compromesso, perché io sono contro questo schema e ho votato contro da solo la richiesta a Napolitano di un secondo mandato, perché era ovvio che Napolitano ci avrebbe chiesto le larghe intese. Penso che però ora il governo c'è, che ne hanno bisogno proprio gli ultimi, proprio i disperati, proprio chi ha bisogno della cassa integrazione in deroga rifinanziata, i precari e tanti altri. Il problema vero è che Letta traduca questo compromesso in azioni. Non è facile, perché il modo di pensare, qui non sono ideologie, il modo di pensare la soluzione della crisi nostro e del PDL è molto diverso, però deve tentarci, perché se non ci tenta, se si chiudesse in un non fare, sarebbe veramente una tragedia e la delegittimazione più grave. Quindi a questo punto intanto la fiducia è scontata e che si lavori. Per quanto mi riguarda, siccome me lo sta chiedendo, la fiducia è scontata se il PD resta un luogo che non si appiattisce solo sul governo. Se c'è Barca, se c'è Renzi, se c'è la possibilità di discutere con Rodotà. Ma questo quando lo scoprite? Lo scopro tra poco al gruppo parlamentare. Se mi diranno, in fondo volevamo questo da tutta la vita, allora serenamente ci separeremo. Se invece cercheranno di spiegare come si sia partito dal contrario per arrivare al contrario, ecco, beh, allora, e se si apre anche a questo reale rinnovamento, sono interessato. Non è che l'ho fatto per sbaglio di accettare la candidatura nel PD, l'ho fatta con piena convinzione, ma con questo... Ma nel PD dice, non però in un'altra nel PD, cosa. Non in una cosa, no, cioè, penso che Minzolini mi darà ragione, se una cosa non serve sono i berlusconiani di complemento, sì, no, se li mangia poi lui. Voglio sentire anche Pasquino sulle ultime, diciamo, annotazioni di Mineo, che deve andare via, ma ormai sono 3 minuti, ci tenga compagnia 3 minuti, prego Pasquino. No, Mineo ha ragione, e bisogna che i gruppi parlamentari discutano in maniera libera, alta, anche cattiva, cioè che si scambino le loro opinioni invece poi di esprimere
nel segreto dell'urna, ma la fiducia, come è noto, è un atto che si fa individualmente e a alta voce e quindi si è identificati. Credo che sarebbe utile che chi tiene quell'assemblea dica le parole di verità. Questo non è il governo che avremmo voluto, questo naturalmente è l'effetto di una cattiva politica che abbiamo seguito nel corso della campagna elettorale e anche subito dopo. Abbiamo insistito su un governo che non potevamo avere, questo è un governo di compromesso. Ci impegniamo in prima persona, perché in fondo è il vice segretario del partito che fa il capo del governo, cerchiamo di fare passare tutto quello che è possibile in termini programmatici, perché lo abbiamo promesso ai nostri elettori, e cercheremo di raggiungere il tipo di politiche che fanno bene al Paese nel suo insieme. Si può fare da un lato se rimaniamo uniti, Partito Democratico, dall'altro se siamo in grado di sprigionare un'iniziativa politica anche, come si dice, nel Paese. È una vecchia ricetta che però, se è attuata bene, funziona. Scusi, professor Pasquino, ma chi le dovrebbe dire tutte queste bellissime cose? Vado a dirle. Le va a dire Minea? Grazie. No, ho capito, ma chi deve dare queste spiegazioni? Da chi ci aspettiamo questa linea la devono dare i gruppi parlamentari, la deve dare Speranza. Vado a dirlo proprio. Va a dirlo Minea, che quindi salutiamo, grazie. Allora, ci scrivono da casa, non dobbiamo aspettarci sorprese, vero Minzolini? Non penso, non credo. No. Alla fine, la fiducia, i numeri sono quelli che sono, è larga intesa. Non c'è la parola stessa. Uno Stato che abbandonò, però mi chiedo se poi può arrivare un segnale ancora forte dal Partito Democratico. Lo escludiamo? No, lo escludo. Lo escludo, sì. Cioè, tutti si sono ricompattati. Immagino di sì, credo che altrimenti non ci sarebbe stato questo svolgimento della crisi. Massimiliano Pinelli ci scrive: uno Stato che abbandona il popolo è direttamente responsabile di ogni gesto folle mosso dalla disperazione. La casta non vi piace? Vi chiameremo principi del palazzo, così non vi sentite offesi. Il tono è questo, di tantissimi. Sì, il tono è, purtroppo, sai, quando tu hai seminato tanto, poi alla fine, prima che alla gente gli togli questo modo, questo facile capro espiatorio. Detto, io se dovessi condannare la politica, la condannerei, ecco, per quello che non riesce a fare e che non è riuscito a fare, non per quello che ha, perché poi, francamente, sono arrivato lì dentro. Devo dirti che anche la condizione del parlamentare non è che poi sia questa gran cosa. Parlando, già da casta, ma non sì, è una casta uno che superi le altre caste, come ci ricordava probabilmente, ecco, c'è un elemento che oltretutto determina una difficoltà nel lavoro del parlamentare, è proprio l'assenza di efficienza. Tu lo vedi, ci sono dei vecchi rituali, delle liturgie, ma questo è un po' il male della politica italiana. Noi siamo veramente... Io lo vedo anche nei discorsi, nei luoghi comuni, no, che vengono utilizzati nel giudizio che diamo del governo, quell'altro. Cioè, noi siamo una specie di cappa che va avanti da anni, per cui alla fine uno non ne può più. E credo che alla fine questi esempi di disperazione dovrebbero portarci a ragionare in maniera diversa. Ecco, a sapere, ecco, che la cosa che può, la promessa è una promessa, un patto è un patto. Quando tu fai, definisci un programma, devi sapere che molta gente... E quindi gente... restituzione dell'IMU, ma non parlo della sguardo, io parlo io ti posso dire una cosa, quello sì, io parlo di un problema, la vera etica è questa, la vera etica nella realtà di un politico è quello di mettere in pratica quello che promette, di difendere gli interessi e il rapporto diretto che hai con l'opinione pubblica, perché ormai con i partiti che sono sempre più deboli non c'è più una mediazione, è proprio il parlamentare. Allora, chi spara a Piazza Colonna prende il politico in generale, non prende più il partito, perché è lì è l'immagine. Nel fare il nostro augurio a Giangrande, ci auguriamo davvero che alla fine tutto si risolva per il meglio, voglio chiudere con questa mail che ci manda Antonio Mastrangelo. Ci dice: sono un uomo di 55 anni, autista di autobus, nato in provincia di Campobasso, sposato con 3 figli e precario da 12 anni. Da un anno ho dovuto trasferirmi per poter lavorare a Carpi. Da un anno vivo, pur avendo una famiglia, come un cane. Solo, cucino, faccio il bucato. Vi scandalizzate se vi dico che a volte piango e mi chiedo che vita è questa? Però non potrei mai sognarmi di andare in giro a sparare. In fondo sto lavorando. Cordialmente, Antonio. Mi piace chiudere con questa mail. Grazie ai nostri ospiti. E grazie a voi che ci avete seguito da casa. Ci ritroviamo domani.